Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Una buona giornata a voi che ci seguite. Oggi è il 27 giugno, San Cirillo d'Alessandria, auguri. A Roma è il sole sotto alle 4.38 e tramonta alle 19.49 ora solare, a Milano alle 4.36 e tramonta alle 20.16, luna che tramonta alle 0.27 per levarsi alle 13.25. Proverbio di oggi, mogli e voi dei paesi tuoi. In questo giorno del 1871 lo yen diventa la moneta corrente del Giappone. Nel 1894 Carl Benz riceve il suo brevetto per il motore a combustione interna. Oggi, ma nel 1954, la prima centrale del mondo viene messa in funzione nei pressi di Mosca. Sempre oggi, nel 1967, il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato a Londra. Il 27 giugno del 1980, il DC-9 Itavia, in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli del nord di Ustica. 81 le vittime, di cui 13 bambini. Nel 2008 Bill Gates dà le dimissioni da presidente della Microsoft Corporation, lasciando il suo posto a Steve Ballmer. Oggi, ma nel 2011, l'asteroide 2011 MD passa soli 12.000 km dalla superficie terrestre. I nati di oggi: nel 1955 Isabel Adjani, attrice e cantante; nel 1934 Alberto Bevilacqua, scrittore, regista e sceneggiatore; nel 1914 Giorgio Almirante, fondatore e storico segretario del Movimento Sociale Italiano. Mentre ci lasciano oggi, nel 1574 Giorgio Vasari, pittore, architetto, e nel 2016 Bud Spencer, attore italiano. L'interesse e la paura sono i principi della società, lo dice Hobbes. Con questo noi chiudiamo il nostro almanacco. Un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati e come sempre torniamo domani mattina. Ciao, buona giornata. L'almanacco torna domani.